Flavia Capone. Un uomo ordinario che si trova a vivere circostanze straordinarie, un uomo con la quale a un certo punto si empatizza, nonostante in partenza sia abbastanza respingente con questa presenza della madre che, nonostante sia morta, rimane, no, nella sua vita come un peso, no, qualcosa che non lo lascia andare. Sottolineo anche la figura della sua coprotagonista, diciamo, che è Martina, che è invece la donna forte, la donna che carica su di sé, forse anche, non so se volendolo del tutto, le responsabilità delle cose che accadono anche a lui a un certo punto. E mi è sembrato un personaggio particolarmente più risolutivo, no? Rispetto anche al protagonista stesso.